Abbonati per vedere video senza pubblicità e iniziare un tuo percorso spirituale. Buona visione! Abbiamo detto precedentemente che il problema della funzione del cervello in rapporto all'attività intellettuale deve essere considerato non secondo uno schema meccanico, ma piuttosto secondo una concezione dinamica. Lo conferma il fatto che il minuzioso esame dell'encefalo da parte degli anatomici non ha mai portato a risultati concreti. Comunque si pensa, per esempio, che le dimensioni del cervello siano in rapporto con le capacità intellettuali e che quindi il cervello delle grandi figure dell'umanità debba essere assai più voluminoso e pesante di quello della media degli uomini. Orbene, considerando che il peso medio del cervello maschile è di 1308 grammi e quello del cervello femminile è di 1171 grammi, risulta che alcune grandi personalità dell'arte e della scienza avevano un cervello più pesante della media, ma altre un cervello di peso inferiore alla media. Certo, è evidente che il peso e il volume del cervello in linea generale sono in rapporto con l'intelligenza. Nella serie dei vertebrati, l'uomo occupa a questo riguardo uno dei primi posti, avendo il cervello più pesante di altri mammiferi, che pure sono di assai maggiore mole. Si sa anche che il peso del cervello aumenta dalla nascita ai 20 anni. È stazionario dai 20 anni ai 50 anni e poi diminuisce lentamente e progressivamente. E in questo fatto si può vedere una corrispondenza con le diverse caratteristiche dell'attività intellettuale nei rispettivi periodi della vita. Ma le facoltà psichiche sono il risultato di tanti fattori e quindi è assurdo supporre che il peso del cervello possa in ogni caso essere sufficiente a farcene valutare. Così il Matiekka può benissimo sostenere che il cervello dei lavoratori giornalieri senza professione stabile è inferiore di peso a quello dei negozianti, dei professionisti e dei musicisti. Ma nessuno, d'altra parte, si può meravigliare che lo Sterzi abbia trovato in un analfabeta un cervello che pesava quasi 100 grammi di più rispetto a quello di Byron. La differenza fra questi due cervelli, dunque, non si può esprimere in peso.